siamo in compagnia di Alberto Camuncoli. Buongiorno Alberto, ben trovato. Grazie, grazie, eccomi qui in postazione. Ciao Annalisa, un caro saluto a te e a tutti gli ascoltatori di Le Fonti. Allora Alberto, partiamo subito da questi titoli americani e appunto facciamo un po' un quadro dell'avvio di queste trimestrali USA. Sì, esatto Annalisa, infatti è iniziata, ricominciata la stagione delle trimestrali e io come opero appunto durante le trimestrali, quindi sui titoli azionari USA, non faccio operazioni prima del rilascio di queste importantissime notizie, valuto poi il mercato e non tanto guardo i dati che escono, che vengono comunicati dalle aziende, quanto proprio la reazione del mercato. E poi sulla base dei miei setup grafici vado eventualmente ad implementare delle operazioni con il mio metodo, chiaramente con le opzioni. Allora, i titoli che hanno appena rilasciato, come dicevi tu, la trimestrale sono appunto JP Morgan, Wells Fargo e Citigroup, quindi siamo nel settore bancario. E, attualmente cosa stanno facendo, appunto come sta reagendo il mercato? Vedi, JP Morgan sta guadagnando circa l'1%, Citigroup 0,80%, invece Wells Fargo, gli earnings di Wells Fargo non sono stati al momento ben accolti dal mercato, perché vedi che in preapertura il titolo sta facendo meno 3,50%. Sì, c'è un EPS inferiore alle aspettative, quindi probabilmente è stato appunto recepito male. Esatto, sta facendo attualmente meno 3,50% in preapertura come titolo, adesso vedi che è circa sui $50, $50.30. Questi adesso che andiamo a vedere velocemente sono i tre grafici. Allora, come setup grafico appunto Wells Fargo non mi interessa perché non rispetta i miei criteri, perché sull'arco semestrale ha un andamento rialzista, ma il titolo questa forza rialzista non viene confermata dalle medie, vedi che adesso il titolo si è spostato appunto sotto tutte e tre le medie, quindi non c'è conferma, in ogni caso non faccio nessun tipo di operazione. Invece sono interessanti Citigroup e JP Morgan perché hanno un andamento praticamente uguale, quindi andando a verificare i grafici, per esempio mettiamo lo stesso time frame sui 2 anni di JP Morgan e Citigroup, notiamo proprio che l'andamento è praticamente speculare. Questo è l'andamento dell'ultimo periodo di Citigroup, questo è l'andamento dell'ultimo periodo di JP Morgan. Tra i due il titolo che mi piace di più è JP Morgan, perché? Perché Citigroup adesso è sugli $80, ma $80 andando indietro nel passato vediamo che comunque, vedi, c'è stato questo massimo di periodo, appunto questo è successo quando? A inizio 2018, e da lì poi il titolo proprio sulla quota psicologica degli $80 ha poi innescato una bella discesa di quasi 40%, quindi attualmente siamo a $81.26 e quindi è comunque un possibile scoglio, diciamo, questo massimo precedente per un'ulteriore salita. Invece il grafico di JP Morgan si presenta più pulito, andiamo a vedere anche negli ultimi 6 mesi, siamo sui massimi assoluti, lo tariamo a 6 mesi, eccolo qua, candele giornaliere, vedi un trend proprio pulito, netto, rialzista, che stando a questa primissima impressione verrà confermato anche dagli earnings. Chiaramente ecco, aspetto prima di intervenire, non vado a operare subito, vedo ben oggi come si sviluppa la giornata, però nel frattempo ho già dato un'occhiata anche alle opzioni che sono disponibili su JP Morgan, il ticker è JPM, vedi che per esempio abbiamo a disposizione, adottando sempre un time frame molto rilassato come classico del mio metodo, abbiamo a disposizione per esempio la scadenza di marzo, del 20 marzo, sono 66 giorni, e abbiamo per esempio delle opzioni al momento con questi prezzi interessanti a $115, per esempio un possibile bull put potrebbe essere 115-105 di vendita, quindi andare a lavorare sul versante put, quindi significa assecondare il trend rialzista e posizionarsi per esempio qui, ok, sì, mi piace ma non tantissimo. Perché per esempio, poi dopo qui c'è da vedere poi la data del prossimo earnings, però la scadenza di aprile, quindi andiamo a vendere ancora più tempo, invece che 66 giorni facciamo un'operazione di massimo 94 giorni,
perché qual è il vantaggio? Ci permette di allontanarci ancora di più. E in questo caso si può costruire un bull put interessante tra 115 e 105, quindi vuol dire che andiamo circa questo livello, andiamo comunque rispetto ai 138 dollari attuali, ci poniamo comunque a una buona distanza dal titolo, e questo ci permetterebbe di portare a casa un'operazione in profitto anche in caso di discese abbastanza sostenute del titolo. Se poi invece il titolo crolla e dobbiamo intervenire, dobbiamo ricomprare questo bull put e andare in perdita. Però in tutti gli altri casi, quindi con un andamento laterale, un andamento rialzista, un andamento moderatamente ribassista, questa possibile operazione porterà un profitto. Vediamo oggi appunto come si muovono i mercati. Vediamo i prezzi all'apertura, i prezzi in tempo reale delle opzioni, per eventualmente valutare di tutte e tre questi sottostanti quello più interessante. Appunto, mi sembra l'operazione più interessante, mi sembra questo possibile bull put su JP Morgan. Tra l'altro, su Citigroup invece ha concluso il suo anno migliore dal 1999, ha avuto un rialzo pensate pari al 53% nel 2019, superando anche le banche rivali come JP Morgan, Wells Fargo e Bank of America, perché per JP Morgan e Bank of America invece abbiamo avuto un incremento del 40%, Wells Fargo del 16,8%, quindi è stato un anno straordinario per Citigroup. Bisogna vedere se manterrà questi livelli. Sì, esatto, soprattutto per quel precedente massimo che abbiamo visto, torniamo a rivederlo, proprio a quota 80 dollari. Sì. Ecco qua, vedi? E adesso siamo più o meno allo stesso livello, quindi è chiaro che se poi il titolo, accompagnato magari dall'intero mercato bullish, trova la forza di rompere questa possibile resistenza, poi dopo chiaramente ci sono ulteriori margini, ampi margini di salita. Bene, passiamo ad un altro strumento finanziario e parliamo di petrolio, che è stato un po' anche il protagonista di tutta la scorsa settimana, in parte anche di questa. E c'è un nuovo investimento appunto con il metodo Theta Trade Invest. Sì, perché ne avevo parlato la settimana scorsa, appunto avevo ipotizzato una possibile operazione, e questa operazione poi l'ho messa a mercato perché con un comportamento del titolo che dopo la sparata del più 4,5%, la successiva discesa, adesso presenta dal mio punto di vista un buon setup, perché si riescono a vendere dei premi qua sotto a livello put, dei premi interessanti, e comunque mantenendosi sempre molto molto distanti, cosa che magari non era possibile fare chiaramente al momento della sparata, quando stava facendo più 4, più 4,5%. Quindi anche in questo caso il mio consiglio, pensiamoci bene prima di rincorrere i titoli, e magari cerchiamo un setup più favorevole proprio a livello di probabilità e statistica, come può essere proprio questo. Quindi col trend rialzista, il titolo che ha fatto un massimo di periodo, poi ha ritracciato anche in maniera abbastanza pesante, adesso sembra volersi appoggiare alla media 50 periodi, e questo ritracciamento ha permesso di trovare delle opzioni molto interessanti, per esempio queste di Strike 48. Quindi col titolo a 58,41 dollari sono andato a vendere anche in questo caso un bull put, quindi opzioni 48. In questo caso ho scelto la scadenza, o meglio il mese di maggio, con la scadenza 16 aprile, e coprendomi con delle altre opzioni strike 45. E il bello di questa operazione, vedi che ho come ulteriore difesa, possibile difesa in caso di discesa dei prezzi, questo supporto di periodo a quota 50 dollari. Un altro accorgimento che consiglio assolutamente di utilizzare quando andiamo a vendere opzioni: fare in modo che tra lo strike venduto e il prezzo del sottostante ci sia almeno, in caso di vendita di call, una resistenza, in caso di vendita di put, un supporto. In questo caso la possibile zona di supporto è a 50 dollari, io mi sono posizionato a 48 dollari, quindi sono circa, rispetto al prezzo attuale, un 17% in meno. Questa è un'operazione che, permettendomi un incasso di 260 dollari a contratto,
può portare una resa nell'arco dei 97 giorni di massimo, che è l'investimento di questo bull put, una resa del 12% rispetto al margine impiegato. Chiaramente questo profitto, quando si materializzerà, se il petrolio da qui alla scadenza, quindi da qui al 16 aprile, si muoverà in maniera laterale, in maniera rialzista o anche in maniera leggermente ribassista. Lo scenario meno probabile, considerando chiaramente le tensioni ancora presenti tra USA e Iran, è un crollo del petrolio. E in questo senso proprio sono andato a operare proprio andando ad accogliere lo scenario meno probabile. Allora, andiamo ad aggiornare invece alcune posizioni che avevamo già in portafoglio su cacao e sterlina. Allora, sul cacao ci sono delle buone notizie, perché il titolo era sul cacao: ho delle put a 2002, la strike venduto, queste put stanno scadendo, la scadenza è il 7 febbraio, vabbè, manca ancora insomma, una ventina di giorni, però ormai hanno perso completamente il loro valore, perché questa qui è un'operazione tra l'altro che era partita bene, cacao ha una grande spinta rialzista poco dopo l'entrata in posizione, poi invece è venuto giù anche in maniera abbastanza sensibile perché ha fatto un meno 10, e poi è questo, diciamo, dalla posizione in profitto l'ha trasformata in una posizione che stava un pochettino, o era pari o stava comunque perdendo un pochettino, poi dopo invece vedi c'è stata un'ulteriore spinta rialzista del cacao, siamo a più 8, e con, diciamo, sommando questo movimento di nuovo rialzista più il tempo che comunque è passato rispetto all'ingresso, perché questa è un'operazione che ho messo a mercato il 30 ottobre, e chiaramente tutte queste due forze hanno contribuito a sgonfiare decisamente il premio delle opzioni a 2002, che avevo venduto a $190, adesso praticamente valgono $20, quindi c'è la possibilità assolutamente di chiudere anche prima rispetto al 7 febbraio con un bel take profit e magari guadagnare tempo a liberare il capitale e non dover aspettare appunto la morte naturale di queste opzioni a strike 2002. Bene Alberto, penso che abbiamo toccato un po' tutti gli argomenti, tra l'altro il 9 gennaio c'è stato un webinar, lo trovano ancora disponibile? Sì, esatto, adesso c'è la registrazione, questo è stato un webinar in diretta di operatività, ho fatto vedere la mia operatività del mese di dicembre, anche lì insomma delle buone notizie, e se gli ascoltatori sono interessati a vedere gratuitamente questa registrazione possono mandare un'email a contatto@investireconsuccesso.com e riceveranno il link e anche dell'altro materiale didattico gratuito sul metodo Theta Trade Invest. Bene, grazie Alberto Camuncoli, appuntamento a martedì prossimo. Sì, con molto piacere, grazie a te e a tutti gli ascoltatori. Alla prossima. Ciao Alberto, buona settimana. Ciao, anche a te.